Paura questa mattina per un bambino di 2 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale a Castel Bolognese lungo la Via Lughese mentre era in auto con la madre. L'incidente è avvenuto intorno alle 9.30 al chilometro 4 di Via Lughese, poco dopo l'incrocio con Via Savoie. Madre e figlio, di origini albanesi, residenti a Solarolo, stavano raggiungendo alcuni parenti a bordo di una Toyota Yaris quando, sembrerebbe per evitare un fagiano presente sulla sede stradale, la donna ha perso il controllo dell'auto. La Yaris è così finita fuori strada alla sinistra della carreggiata, andando poi a scontrarsi frontalmente contro una pianta. Per l'urto, il bambino, seduto nei sedili posteriori sull'apposito seggiolino, è stato catapultato in avanti contro il sedile anteriore del passeggero, sbattendo violentemente il volto e perdendo i sensi. La donna, illesa, ha immediatamente chiamato i soccorsi. Il 118 è arrivato sul posto dapprima con un'ambulanza e poi con l'elicottero decollato da Ravenna. Fortunatamente, al bambino, nel frattempo tornato cosciente, è stata riscontrata solamente una sospetta frattura della mandibola a causa dell'urto con il sedile anteriore ed è quindi stato predisposto il suo trasferimento a Cesena. L'elisoccorso è quindi atterrato in un campo poco distante il luogo dell'incidente, dove madre e figlio sono stati trasportati tramite ambulanza, per poi essere entrambi fatti salire a bordo dell'elicottero. Intanto, in via Lughese, è arrivato anche il marito della donna e la polizia municipale per i riscontri dell'incidente e per regolare la viabilità.